caffè che vale, espresso scende, moca sale. Oggi vi porto a Salò per farvi conoscere un'azienda che ha superato ampiamente i 200 anni di storia. Cedrata Tassoni è il prodotto e la Tassoni chiaramente è l'azienda, e saremo insieme, lo vedete in collegamento con me, con Elio Accardi che è il CEO di questa azienda. Sarà l'occasione per parlare di una grande impresa, di come le imprese italiane che hanno buone ricette alla base resistono, ma anche di ragionare in termini di modernità, i rapporti che intercorrono tra impresa, fondatore e management, come le aziende italiane pur nella tradizione si stanno emancipando e stanno capendo che oggi l'azienda è sempre più qualcosa di complesso e per resistere ha bisogno anche di risorse intelligenti esterne. Quindi sarà un modo anche per tutti gli imprenditori che ci seguono per incoraggiarli a fare questa operazione, soprattutto quelli che sono più restii. E poi parleremo anche di gioco di squadra, di tante cose, di tradizione, anche di materie prime. Insomma, vedrete, sarà una trasmissione che ci restituisce la bella Italia che c'è, che magari a volte non viene raccontata, ed una bella Italia che dobbiamo imparare a raccontare tutti. Cioè dire: abbiamo la più buona cedrata al mondo, siamo i più bravi a fare i distillati, siamo quelli che di cibo ne capiscono di più. Insomma, dobbiamo diventare un po' più orgogliosi di quello che siamo, ancor di più in questo momento. Vi aspetto dopo la sigla insieme ad Elio Accardo. Un caffè che vale, espresso scende, moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Eccoci pronti per un altro caffè. Oggi vi porto a Salò, un'altra storia di successo, una storia centrale che tutti abbiamo nella testa e nella mente, perché è veramente uno di quei prodotti che abbiamo sentito in comunicazione fin da piccoli. Ma resistere in un paese come quello italiano, complesso come il nostro, con le varie crisi che si avvicendano, come accade in realtà in tutto il mondo, non è semplice. Poi l'Italia ha delle specificità che affronteremo anche nel caffè di oggi. Insomma, cercheremo di capire tante cose, ad esempio come si relaziona una famiglia di imprenditori con un management che arriva, i passaggi generazionali come vengono garantiti, come dentro ogni passaggio generazionale c'è la necessità di innovare facendo delle scelte che qualche volta possono portare anche l'azienda a dialogare un po' di più col mondo esterno, anche in quello che viene detto il controllo. Ecco, mi interessa molto questa cosa, l'ho detto al mio ospite che vedete già in collegamento da Salò con noi, dove questa azienda è nata e continua a stare oggi, anche se ci diceva Elio sarebbe meno conveniente a livello di logistica, ma siamo rimasti fedeli lì, anche questo lo indagheremo. Ma soprattutto cercherò con Elio, la promessa che vi faccio in questo caffè, che mi piace possa portare del valore, e se avete un'azienda farvi capire quanto è importante avere dei manager che siano all'altezza delle sfide del tempo e che possano fare da contraltare alla funzione dell'imprenditore, che rimane centrale ma che non può rimanere più da solo. E alcune di queste cose gli imprenditori le hanno capite, altri di meno, altri ahimè troppo tardi, e quindi molti gioielli di famiglia italiana qualche volta sono andati persi proprio perché questa comprensione non è arrivata in tempo. Il caffè si chiama Un caffè che vale, ragiona attorno ad un progetto che Italia vale, quindi poiché crediamo nel valore del nostro paese, nel fatto che il sistema imprenditoriale è davvero il cuore pulsante di questo paese, beh, ecco, queste sono le cose che vi prometto di poter fare oggi. Intanto, ecco, mi saluto il mio ospite che è il CEO di Tassoni, Elio Accardo. Ben trovato, Elio. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. CEO che non discende dalla famiglia, e questo è il primo match. Ecco, un po' della tua storia, Elio, come arrivi a Tassoni, quando e dopo quali esperienze? Ma io mi definisco, come dicono gli inglesi, un self-made man. Ok, io sono partito, la mia carriera parte proprio dalle basi assoluto di questo percorso che poi mi ha portato ad essere l'amministratore delegato di Tassoni, dopo aver
dopo aver trascorso tantissimi anni in Bacardi Martini, in qualità di responsabile vendite nel canale moderno, nel canale, anche nel canale on trade, cosiddetto il canale dei distributori, per un certo numero di anni, per passare poi come direttore vendite in branca. E poi devo dire, per una fortuita coincidenza positiva, mi ritrovo in Tassoni per un incontro in Sicilia fatto con all'epoca l'amministratore delegato di Tassoni, che era un personaggio di famiglia naturalmente, e dopo vari incontri, varie telefonate, mi hanno convinto a prendere un po' il timone di questa azienda. Elio, Sì. hai fatto dei nomi, perdonami, anche importanti. È la prima curiosità che mi viene, no? Da girarti. Ma siamo davvero così bravi in Italia a creare queste bibite che diventano in qualche modo stile di vita? Credo abbiamo tanti brand, alcuni li hai citati, e perché siamo così bravi ad aver creato dei veri e propri must che poi troviamo nei film, più importanti al mondo, ad esempio? Ma certamente nel nostro DNA e nel nostro sangue scorre l'italianità. L'italianità è un grandissimo valore aggiunto, ma non tanto per noi in Italia, ma per quello che comunque all'estero ci riconoscono. Normalmente all'estero hanno sempre un briciolo di perplessità quando si confrontano con noi, ma dopo un po' capiscono che le nostre intuizioni, le nostre qualità, il nostro saper vivere, il nostro stile, tutto quello che abbiamo, la nostra storia, la nostra cultura, sono elementi che sono comunque vincenti, sempre e comunque. Bisogna poi stare attenti a gestirli e a non farsene proprio un vanto, così a 360 gradi. Bisogna centellinare le nostre conoscenze, le nostre qualità, i nostri valori soprattutto. Dammi qualche elemento adesso proprio storico di Tassoni, quando ti chiedono che cos'è questa azienda, perché cos'è così importante. Ecco, diamo degli elementi per capire a chi ci ascolta da casa effettivamente il valore storico di questa azienda e non solo. Ma Tassoni nasce, come credo sappiano un po' tutti, nel 1793, quindi ho perso anche il conto degli anni, credo che siano 227-228. Alla base di questa azienda, assolutamente, la qualità dei prodotti che da sempre ha commercializzato. In Salò e sulle rive del lago di Garda c'erano forti e ottime produzioni di cedri. L'azienda nasce come spezieria, quindi la famiglia era soprattutto dedicata alle spezie, per poi diventare farmacia e quindi fare dei passaggi, quindi addirittura prima dello sciroppo di cedri, produttori di spirits, spirits come tipici del lago di Garda, l'acqua di tutto cedro, l'anesone triduo. Tutti i prodotti tipici del lago di Garda. Dopodiché, con una grande intuizione dell'all'epoca titolare dell'azienda, è stato creato lo sciroppo di cedro. Sciroppo di cedro unico nel suo genere, con una qualità interessantissima, di alta qualità, e nel dopoguerra, con l'avvento di Coca-Cola in Italia, eccetera, questo signore ha pensato bene di poter fare con la base dello sciroppo di cedro la famosa cedrata Tassoni che tutt'oggi abbiamo sul mercato e che da 50 anni più è presente in tutte le case, in molte case degli italiani e comunque in quasi tutti i punti vendita dei supermercati e negozi di Elio, distribuzione. hai un aneddoto sulla potenza anche di comunicazione di Tassoni. Io ce l'ho nella testa proprio da bambino e credo che come me tanti, no, che siamo cresciuti soprattutto davanti a quella televisione dove all'inizio c'era solo Rai 1 e Rai 2, poi pian piano timidamente sono arrivati gli altri canali, ma insomma eravamo davanti a quei televisori tutti. Un aneddoto legato a quel jingle che mi pare sia rimasto uguale a se stesso, no? Beh, la grandissima intuizione di chi all'epoca era al comando dell'azienda di capire che bisognava dare anche all'elemento comunicazione un valore aggiunto e quindi il matrimonio con Mina. Matrimonio con Mina, con tutti gli spot girati sul lago di Garda, quindi Incredibile. con
con aneddoti incredibili, con storie fantastiche, come fotografi che si sono poi avvicendati su questo spot e diventati famosi. E tante altre cose. L'inserimento nel mondo dello sport con il ciclismo, con la boxe, che all'epoca erano elementi fortemente seguiti da tutti i consumatori. Devo dire che questa è stata un'intuizione fantastica. E precedentemente ancora con i caroselli, con il pistolero, con tutte storie bellissime, naturalmente con l'appoggio di esperti in materia. Quindi l'intuizione all'epoca di capire il modo di comunicare in maniera diversa. Elio, possiamo dire che questa però continua ad essere vera avanguardia e lo era ancora di più allora, perché se c'è un difetto che trovo nel modo italiano di essere imprenditore è proprio la sensibilità, dove sono più bravi i francesi al tema del marketing e della comunicazione, no? Questo è vero relativamente. Io dico soltanto che alle intuizioni e alla possibilità di cambiamento bisogna poi dar seguito con azioni assolutamente tangibili, corpose e intuitivamente interessanti. Devo dire che per Tassoni questa storia è andata benissimo per un certo numero di anni. Poi c'è stato un momento, e questo prima del 2014, gli anni precedenti, un attimo di appannamento, un attimo di appannamento che forse è un po' tipico delle aziende cosiddette padronali, no? Per cui la forza, l'energia, l'intuizione di questa nuova presidente di aprire una finestra e capire fuori che cosa ci poteva essere, quali contributi potevano dare a questa azienda, elementi, non parlo solo di me perché da soli non si fa nulla, ma con me è arrivato un mio team che mi seguiva già da Martini, da Branca e siamo arrivati in Tassoni, per poter fare delle cose nuove e proporsi sul mercato in maniera moderna. Ma questo, se mi consenti di finire Vai. questo discorso, questo punto del discorso, lo abbiamo fatto anche noi lo scorso anno, cioè noi abbiamo gestito questa azienda dal 2014 al 2018 con successi di tutti gli anni. Okay? Nel 2019 io e il mio team ci siamo accorti che probabilmente anche noi avevamo necessità di aprire una finestra e quindi per la prima volta abbiamo chiesto la collaborazione di un'agenzia di marketing esterna che ha aperto la finestra e alcuni elementi che noi credevamo fossero fondamentali, poi non erano così fondamentali con lo studio e la ricerca di questa agenzia di marketing. Quindi innovazione continua non solo nei prodotti, nella comunicazione e soprattutto nella valorizzazione del personale. Io sono davvero felice oggi di avere come ospite un manager, che viene prestato, messo in squadra in azienda per portare tutta la sua competenza. Appassionato, prima, mentre preparavamo qualche minuto prima la trasmissione, Elio mi diceva appassionato sì, ma comunque freddo, non innamorato. Innamorato deve essere l'imprenditore. Allora introduciamo un po' anche questa modalità diversa di fare impresa e perché deve funzionare così, Elio, perché questo mi sembra un tema davvero centrale a beneficio dei tanti imprenditori che questa scelta, di spingere un po' di più, sui manager non l'hanno ancora fatta. Ma io credo che un imprenditore deve capire fino a quando può andare da solo e quando è il momento di considerare l'opportunità di una risorsa. Ci sono due categorie di imprenditori fondamentalmente. C'è l'imprenditore che non crede a questa possibilità, per cui crede, forse per quell'innamoramento che io continuo a sottolineare, di essere capace e di essere in grado di portare a termine tutti i suoi percorsi, e l'imprenditore invece che capisce il momento in cui deve comunque affacciarsi all'esterno. Io devo dire che con l'attuale presidente abbiamo un rapporto meraviglioso, nel senso che ho una autonomia incredibile, però noi tutte le sere,
Tutte le sere, dico tutte le sere alle 19, noi ci sentiamo per telefono se non possiamo vederci, perché magari siamo in location diverse, e facciamo il punto della situazione. Anche questa mattina che la Presidente è passata in azienda, abbiamo praticamente così delineato a sommi capi un po' i primi obiettivi 2021, che poi andranno da me preparati e sottoposti alla Presidente e comunque poi variati o migliorati insieme, a secondo anche degli investimenti che si intendono fare, a seconda del periodo che stiamo vivendo, che non è facilissimo, però io dico anche in queste situazioni bisogna avere la forza di reagire, la forza di reagire. E forza di reagire, ecco, dammi qualche elemento in più perché sono d'accordo con te, è centrale. Anche noi nel nostro piccolo con questo caffè abbiamo inaugurato un momento di resistenza, di resilienza in cui stiamo connettendo tutta l'Italia, che vale, diciamo noi, ce n'è tanta, molto di più di quello che si pensa. E quindi già solo, ecco, stare davanti a una telecamera, a un microfono, continuare a comunicare, incontrarsi, fa la differenza. Cos'altro dobbiamo fare in questi giorni così difficili per tutto il mondo? Ma ti dico una cosa, noi quest'anno il 2020 per noi doveva essere l'ulteriore anno di sviluppo, ma non solo in termini di fatturati, che avevamo dei budget importantissimi, ma anche di una comunicazione diversa proprio grazie all'appoggio dell'agenzia di marketing che era entrata a far parte del team. Siamo partiti nei primi 3 mesi del 2020, che addirittura eravamo a più 20% sul budget, per cui tutto quello che stavamo delineando e tutto quello che stavamo portando a regime stava assolutamente fluidificando in maniera direi anche esagerata. Direi anche esagerata. Poi c'è stato il problema del Covid, no? Per cui noi sostanzialmente abbiamo 3 canali di vendita che sono la GDO, quindi l'off trade, l'on trade che è il canale dei distributori Horeca che poi si attivano per portare i nostri prodotti nel bar, e l'export. L'export quest'anno doveva avere l'esplosione, anche perché abbiamo appena terminato 3 milioni di investimenti sulla linea produttiva, tutti con autofinanziamento, noi non facciamo ricorso al credito, per cui avevamo anche la linea produttiva in grado di portarci agli obiettivi che avevamo delineato. In precedenza abbiamo dovuto frenare qualche volta perché non eravamo in grado di poter far fronte a potenziali ordinativi dall'estero. Devo dire che nel primo momento io ho chiuso l'azienda per una settimana. Soltanto per una settimana, ma solo per capire i vari decreti legge di che cosa parlassero, ok? Però tutte quelle attenzioni che poi ci sono state imposte, noi già le avevamo perché tutti i nostri dipendenti lavoravano già in estrema sicurezza. Ecco, forse l'unica cosa a cui siamo stati un po' più attenti è il distanziamento, però con le nuove linee produttive il distanziamento è automatico perché ogni operatore è mediamente a 10 metri dall'altro, ma poi per tutto il resto, quindi mascherine, occhiali, guanti, disinfettanti, per noi era di uso normale, quindi non abbiamo fatto nessuno sforzo. Io ho chiuso una settimana per capire. Dopodiché, ok, un canale era assolutamente precluso, per cui non potevamo avere fatturati. E abbiamo mirato di più a quello che poteva essere il canale della grande distribuzione per cercare di lenire quelli che erano le perdite di fatturato dall'altro canale. Dov'era il mercato prima, Elio, storicamente? Penso alla vostra azienda negli anni 70, 80, magari fino al 2000, e dove sta adesso invece? Ma quando siamo arrivati in azienda, qui c'era la produzione di un solo prodotto, che era l'acetrata Tassoni, ok? Veicolato e venduto quasi ed esclusivamente nel canale ingrosso, quindi due pericoli immediati, un solo prodotto che comunque un periodo, anche se parliamo di Cedrata Tassoni, è comunque un pericolo, e solo un canale di vendita altrettanto pericoloso. Vediamo la situazione del Covid adesso, se noi non avessimo praticamente
creato un mercato per questa azienda di distribuzione moderna, oggi probabilmente saremo chiusi, perché con tutto l'on trade e quindi tutto il mondo reca bloccato, noi saremmo già chiusi, assolutamente. Quindi abbiamo operato in tre modi diversi, quindi creazione di un mercato di grande distribuzione che era praticamente nullo in questa azienda. Selezionare un numero di distributori che potessero in qualche modo accostarci alle nostre politiche di vendita, quindi aiutarci a veicolare anche altri prodotti, vedi la tonica, vedi la linea fiori e frutti, vedi gli sciroppi che abbiamo rivitalizzato perché erano già prodotti nel listino, ma erano prodotti dimenticati. E poi l'export, importantissimo. Al di là del pensiero generale che l'export crea margini incredibili e che sia facile, è assolutamente il contrario. Fare export è di una difficoltà incredibile. I margini sono anch'essi relativi, non sono poi splendidi come si pensa. Io parlo perlomeno per la nostra categoria di prodotti. E quindi lavorare in tre politiche diverse è stato comunque un compito che abbiamo sviluppato in pochi anni e che oggi ci permette ancora di dire: ok, Covid, abbiamo una riduzione di fatturato, ma grazie a Dio non abbiamo bisogno di licenziare nessuno e andremo avanti così, ci auguriamo ancora per gli anni successivi. Ma io di questo ne sono convinto, ne sono convinto, solo che già oggi dobbiamo pensare non tanto al 2021, perché oggi si sta pensando a come riposizionarsi nel 2021. No, oggi dobbiamo pensare al 2022. Elio, ti faccio un'altra provocazione. Io sono fra quei consumatori che quando un prodotto del quale mi ricordo il sapore storico, è il caso di dire, come nel vostro caso, a un certo punto mi tradisce, nel senso che sento che non è più come era prima, lo abbandono e comincio a parlarne male. E ho però il dubbio che in Italia ci sia stata una certa parte anche di imprenditori, anche proprio nell'area food dove siamo riconosciuti nel mondo, che pur di fare i numeri ha fatto patti col diavolo, per cui alcuni prodotti non li riconosco più, sono molto diversi da come erano quando sono nati. E il passaggio tra artigianale e industriale, secondo me, gli ha fatto perdere, ma lo dico da consumatore normale, anche più della metà del sapore che avevano. Faccio fatica a trovare i sapori. Ecco, siccome l'hai detto all'inizio, lo continui a dire, il vostro rapporto con la materia prima, l'andare a cercarla, avere partner stabili. Ecco, mi dai qualche elemento su questo? Bisogna per forza fare patti col diavolo o è meglio una strada dove non si tradisce, l'origine del prodotto? Se si fa un discorso a breve termine, allora può andare bene tutto. Quindi ci sono delle materie prime che costano meno, ci sono risparmi su tutte le tipologie di prodotti che si possono acquistare, però dura poco. Un prodotto per essere sul mercato per tantissimi anni o ha qualità o dopo un po' il bluff muore, non c'è niente da fare. Questo per me è sacrosanto. Quindi la qualità alla base di tutto. Poi ti ripeto, noi compriamo i cedri da Santa Maria del Cedro, la migliore qualità, la varietà liscia diamante. Potremmo comprare qualcosa che costi di meno o addirittura non comprare nemmeno i cetri. O non comprare nemmeno i cetri e fare una cedrata comunque. Però vi garantisco che si dura poco. E poi c'è un altro discorso. Per mantenere un prodotto con un prezzo premium, perché noi costiamo abbondantemente di più dei nostri competitor, ma una motivazione ci deve essere, no? E quindi adesso io ho realizzato addirittura un filmato di 1 minuto che purtroppo non ho potuto mandare in onda quest'anno perché gli investimenti, naturalmente, anche in chiave di comunicazione, li abbiamo un attimo resettati, che è il viaggio del cedro. Noi partiamo da Santa Maria del Cedro. Nel mentre parli lo stiamo già vedendo in realtà, quindi commentalo pure cosa stiamo Cioè, il vedendo. viaggio del cedro vuole comunicare ai nostri consumatori che cos'è questo prodotto. Perché Mina va bene, lo sport va bene, va tutto bene, ma se non comunichiamo oggi che cosa facciamo e come lo facciamo, il famoso storytelling, no? Che oggi lo fanno anche aziende che hanno un anno di vita e che non hanno nulla da dire. Noi che ne abbiamo 227 anni di vita, noi potremmo fare le enciclopedie di storytelling, ma rimaniamo un po'
a comunicare quello che realmente facciamo. Ma abbiamo un altro prodotto eccezionale, l'estratto di tamarindo erba, che oggi finalmente con la nuova ricerca che abbiamo fatto, con i nuovi acquisti di materie prime dall'India, possiamo dire ricco di fibre. Ricco di fibre. Cioè, Musica. noi è un'avventura giornaliera, adesso stiamo studiando dei prodotti nuovi, non siamo convinti perché sembrerebbe che non siano in linea con la nostra storia e quindi dobbiamo ancora migliorare, rivederli, ritestarli, riqualificarli, rivedere altre materie prime. Cioè, è un lavoro costante questo qui, non ci si improvvisa imprenditori, a meno che non si voglia mungere la vacca per 2 o 3 anni, come si dice in gergo, e poi buttare via il resto. Grandi lezioni davvero da questi caffè ed è una delle cose che io cerco di fare, provo a fare dei caffè che lasciano il segno, che io sono convinto, ha parlato di storytelling, voi sapete che questo è il mio impegno da tantissimi anni, ma perché mi sono convinto che le storie insegnano e anche il caffè, vedete, è tarato un po' sulla narrazione, sia pure veloce in 50 minuti, ma anche su un po' di estratto, di ricette che ogni imprenditore ha, di punti di vista e l'insieme di queste ricette vanno nella direzione di quel progetto che abbiamo chiamato Italia Vale e che stiamo provando a costruire proprio attraverso questi tanti caffè, perché Bellissimo siamo sicuri, grazie davvero e ti chiedo un parere, siamo sicuri, e lo giro a te Elio, che appena finirà questo momento ci sarà più che mai bisogno di parlarci di più e magari di parlarci di più, sì, anche così, ma soprattutto vis-à-vis, o no Elio? progetto. Certo, assolutamente vero, assolutamente vero. Credo che Italia Vale debba poi continuare in futuro e fare una specie. Noi abbiamo creato adesso nei nostri siti i tassoni lovers, no? Che sono, tassoni lovers sono fantastici su Instagram, ci scrivono di tutto, di più ogni giorno in maniera incredibile. Noi dovremmo farlo a livello di aziende che hanno qualcosa da dire. Quindi l'Italia Vale, ok, chi c'è in questo gruppo di Italia Vale? Aziende e persone che valgono realmente, persone Assolutamente sì, no blef, no blef. Guarda, Elio, e qui ti chiederò davvero aiuto. Tu sei arrivato a me attraverso Umberto Gonnella, che ci siamo conosciuti in un caffè e poi è diventato sponsor del caffè, quindi lo ringrazio una volta di più. Ma io credo tantissimo in questo, cioè se incontri persone di valore, ti fanno incontrare persone di valore. E però bisogna non cedere anche qui, esattamente come quando si fa la cedrata a Tassoni, a non usare materia di prima scelta. Qui non cerchiamo delle adesioni, dei numeri, degli abbonamenti, cerchiamo persone che ci credono davvero, che hanno davvero qualcosa da dire, perché solo fra persone che hanno valore si può scambiare valore. Quindi ci metteremo più tempo, ma lo faremo, siamo determinati e in questo ti chiedo aiuto, perché il passaparola Certo. positivo è davvero l'unica viralità di cui abbiamo bisogno. Ma ti do anche un altro elemento di considerazione e torno un po' a quello che ti avevo detto in apertura, no? Salò logisticamente è il posto più scomodo d'Italia per fare impresa. Pensa se io avessi uno stabilimento a Pioltello o a Linate, sarebbe tutto più comodo, risparmierei di trasporti, risparmierei di un sacco di spese. Invece? Invece no, perché noi nelle nostre comunicazioni, nei nostri confronti con i nostri consumatori, il Lago di Garda, Salò, il cedro di Calabria, noi lo mettiamo nella bottiglietta. Io dico Bellissimo. sempre una cosa, io vendo 22-23 milioni di bottiglie all'anno, per cui tolti i bambini e tolti gli anziani, credo che un italiano beva una bottiglia all'anno di cedrata Tassoni, no? Fantastico. Quindi questo prodotto può piacere o non può piacere, va bene. Stiamo parlando di prodotti, io invece devo vendere oltre al prodotto, devo vendere delle sensazioni. Io in quella bottiglina da 18 cl ci devo mettere una vita dentro, Wow, ci devo mettere. questa è l'Italia che vale. Guardate, in queste parole di Elio c'è tutta l'essenza delle cose in cui credo profondamente, ma non perché ci credo io, ma perché ci crede il paese, perché se tu lo guardi questo paese, la storia che ha, se guardi le storie di successo di questo paese, se provi a raccontarlo, hanno tutti questa matrice. Penso a Gianni Versace, partito da Reggio Calabria, arrivato a Milano negli anni 70, a Reggio faceva fatica, era solo il figlio di una sartina, di paese, eppure è arrivato a Milano ed è esploso.
talentuoso col suo genio. Penso alla capacità di Milano di tenere insieme le competenze, di farle girare nel modo giusto. Penso a quello che ci sta dicendo adesso Elio di un'azienda che sta a Salò e però va a prendere il prodotto in Calabria. Quindi quanto a volte gli imprenditori sono più avanti della politica e di qualunque altra cosa. Pensa Elio che ancora oggi in questo paese si parla di nord, sud, di federalismi e altro, quando siamo una piccola provincia del mondo con una particolarità, siamo potentissimi, cioè siamo quel pezzo di mondo che tutto il mondo vuole venire ad assaggiare. Allora ecco, ti chiedo anche qui una riflessione e anche su questa vostra grande capacità di aver unito in questo modo il paese, andando a cercare questo prodotto, onorandolo e probabilmente creando anche da quella parte in Calabria un'occasione di lavoro. Ecco, ti chiedo la ricaduta che ha aver scelto una regione del sud e aver valorizzato quel prodotto per quella regione, ad esempio. Ma in realtà devo dirti che abbiamo anche riconoscimenti da parte della regione Calabria, che ogni tanto ci scrive qualche letterina di ringraziamento, anche perché una delle cose che abbiamo fatto in Calabria è stata una grandissima fissione solo per la Calabria, dove abbiamo detto: caro amico calabrese, la nostra bibita la facciamo con i tuoi cedri. E devo dire che immediatamente mi è arrivata una letterina di ringraziamento, ma devo dire anche molto fatta bene, perché ci dicevano: siete l'unica azienda che esprime dove compra la materia prima e esalta questa materia prima, perché dice poi ci sono altre aziende che invece acquistano anche prodotti in Sicilia e in altre parti d'Italia, ma non lo dicono e non si sa perché. Io dico che avere un rapporto un po' con la Calabria per la sua materia prima, ma per la Sardegna per il mirto, perché noi facciamo un altro prodotto, si chiama mirto in fiore, per la Toscana per il ginepro, il fior di Sambuco che è un fiore che si trova un po' in tutta Italia, ma addirittura il tamarindo con l'India, ma che vi devo dire, però sono tutte ricerche che costano. Soprattutto costano, ma non solo in termini economici di acquisto, in termini di conoscenze, in termini di studio, in termini di percezione del meglio. Elio, grande discorso, l'ho promesso all'inizio e ci voglio tornare su questo, perché davvero sono consapevole del fatto che questo è uno dei match che nei prossimi anni gli imprenditori italiani devono fare ancora di più. Il coraggio di avere un management forte e di addirittura mettere a guidare, come alcune aziende per carità già hanno fatto in Italia, alcune anche molto grandi, penso a Fiat che pure è stata molto contestata, ma chi avrebbe scommesso in una Fiat che durava dopo le ultime crisi? Eppure Marchionne, poi a qualcuno starà simpatico, a qualcun altro no, ha consentito a questa azienda italiana non solo di esserci ancora, ma addirittura di poter lanciare una sfida mondiale andando a comprare una grande stella automobilistica, voglio dire, in America. E allora per questa ragione sono importanti i manager, io ci credo tanto. L'azienda non è solo di chi la fonda, lo dico anche quando racconto le storie degli imprenditori, la tua storia non è solo tua, è tua ed è la tua famiglia e la devi condividere con loro, e dei tuoi dipendenti ed è addirittura del paese, e questo vale anche per le aziende, in qualche modo poi sono un bene anche del paese. Allora ti chiedo, come hai fatto a diventare CEO, guida di questa azienda? In che modo un manager riesce ad avere così abbastanza fiducia da fare in modo che il fondatore gli dia un po' le chiavi dell'automobile e gli dica: ok, guida tu purché questa azienda vada avanti? Ma devo dirti, adesso la ricetta vera posso parlare per me stesso. Io sono arrivato in Tassoni come direttore commerciale, ho fatto un anno da direttore commerciale, dopodiché con queste frequentazioni con la presidente, quindi lo scambio continuo di idee, di progettualità, di iniziative, eccetera, ha portato la presidente a percepire il fatto che io potessi anche assumere questo ruolo. Però voglio sottolineare anche un altro aspetto: da soli non si fa nulla. Se io non avessi avuto il mio team, che ti ripeto, mi segue da uno da Martini e un'altra funzione da Branca, io avrei fatto meno della metà di quello che sono riuscito a fare, perché poi
Il compito di un amministratore delegato non è quello di stare in ufficio e mettere firme, ma è creare sviluppo dell'azienda, quindi avere idee, avere incontri, andare a conoscere delle realtà diverse, confrontarsi continuamente. Io poi sono anche vicepresidente di Assobibe, che è l'associazione dei produttori di bibite, per cui c'è questo scambio continuo con aziende più grandi dove puoi prendere molto e puoi scartare quello che secondo te non va bene per la tua azienda. Il compito di un amministratore delegato è questo: creare continuamente sviluppo e idee, poi devono essere altri a portarle avanti, devono però devi dare delle linee guida chiare, obiettivi fattibili e chiari soprattutto. Hai toccato un altro punto centrale, squadra. E beh, raccontando le aziende, andandoci dentro, avendo realizzato questo progetto sulle eccellenze italiane, oggi Italia Vale, mi capita di conoscere tanti imprenditori, tanti stili, tante ricette. Ecco, molti in qualche modo pensano di avere una squadra e qualche volta non ce l'hanno nel senso pieno del termine. Come deve essere fatta una squadra perché funzioni, Elio? Perché tu hai detto questa cosa, mi colpisce anche il fatto di dire io mi sono portato una squadra che avevo già allenato in altre partite, che anche questo non è semplice, avere la fiducia di altri uomini che sposano la tua linea, che vengono con te a giocare un nuovo campionato nella Serie A delle aziende. E come si fa? Tu come hai fatto ad avere attorno a te le persone giuste? Che caratteristiche hanno? In che modo ti relazioni a loro? Ma innanzitutto ci sono delle capacità di base che ogni manager deve intuire per coloro che poi dovranno formare il team di lavoro, quindi delle capacità di base. Poi bisogna capire assolutamente le proprietà di ogni singolo elemento, cioè in che cosa posso sfruttare, è un termine brutto, ma sfruttare in termini lavorativo le tue capacità. Quindi dare a Cesare quello che sa fare, ok? E poi autonomia gestionale. Io dico che dobbiamo fare questo percorso, decidiamo insieme con quali elementi, con quali budget, con quali supporti, e poi tu devi andare avanti da solo, devi andare avanti. E se hai delle difficoltà, ti fermi prima, ci rincontriamo e vediamo cosa è andato, cosa c'è da migliorare. Ma autonomia gestionale sicuramente per ognuna delle funzioni, obiettivi chiari e serietà innanzitutto. Senti, ti posso dire, ti posso contraddire se sono un tuo collaboratore, posso dirti che quella cosa che stai dicendo è totalmente sbagliata e che io ho un'altra idea? Ah, sarei la persona più felice del mondo. Poi però ti sfido. Poi però Bene. ti sfido, ma è la cosa più bella del Ecco, non te mondo. l'ho detta a caso perché, ecco, ti chiedo anche qui una riflessione. È un po' uno dei problemi che spesso c'è in imprenditori anche molto visionari o manager molto, come dire, forti caratterialmente, questa a volte consapevole o inconsapevole, condizione che genera quelli che tecnicamente non è neanche bello dirlo, vengono chiamati yes men, ma insomma uomini che ti stanno attorno e dicono che hai sempre ragione o comunque fanno fatica a contraddirti. Vabbè, ma quello un manager che abbia un po' di esperienza lo capisce immediatamente, no? Se hai degli yes men o hai persone che possono addirittura supportarti e darti anche dei consigli quando è necessario, perché poi non ci dimentichiamo che il territorio, il rapporto con i clienti, il rapporto con i fornitori, il rapporto con l'amministrazione non ce l'ha un amministratore delegato in prima persona, per cui deve per forza di cose confrontarsi. Io parto da un presupposto che l'azienda è come un treno. Un'azienda che vende beni o servizi è come un treno, quindi c'è la locomotiva che sono le vendite, che bisogna avere assolutamente perfetta in tutti i ruoli, in tutti i canali. A seguire c'è la produzione. Perché se una locomotiva corre e il vagone della produzione non è attaccato, il vagone deraglia. Poi ci deve essere la logistica che è attaccata immediatamente dopo e l'amministrazione. Io devo dire che quando sono arrivato in questa azienda ho trovato un'amministrazione fantastica, perché c'è una responsabile amministrativa che è qui da tantissimi anni, ma ha
un'esperienza e una capacità di capire il nuovo, e parlo di tutte le nuove leggi, tutti i bonus che abbiamo, che lei è la prima a certificare nell'immediatezza. Quindi abbiamo costruito una rete di vendita che non c'era, qui non c'era una rete di vendita. Abbiamo creato due responsabili vendita, uno per il canale moderno, uno per il canale distributori e una responsabile dell'export, che abbiamo fatto crescere in casa, una responsabile export. Poi naturalmente la produzione, quando ci siamo accorti, ho comunicato alla mia presidente che con i mezzi che avevamo non potevamo assolutamente fare nessun salto di qualità, immediatamente abbiamo deciso le priorità, quali macchine cambiare nell'immediatezza, quali spostarle nell'anno successivo e quali ancora nell'anno successivo. E abbiamo portato a termine questo percorso, ripeto, autofinanziandoci, senza far ricorso a nessuna Sabatini, a nessuna legge, quindi abbiamo investito nei 2 anni e mezzo 3 milioni di euro. Per Wow. un'azienda che ne fattura 10, credo che sia un investimento pazzesco. Fantastico. E Sì, finisci? dopodiché la logistica, che aveva anch'essa bisogno di una rivisitazione, perché avevamo un solo trasportatore, ormai come sempre, ma è sempre stato lui, non va bene, bisogna crearne altri, bisogna avere sempre, in tutte le funzioni bisogna avere delle alternative, quindi creare un deposito nel caso in cui i nostri depositi fossero saturi, e quindi anche quello l'abbiamo creato, un deposito esterno. Quindi devo dire che la lungimiranza e l'attenzione al personale, poi non parlo del personale di produzione, abbiamo preso un nuovo responsabile di produzione, che lo abbiamo preso proprio dalle macchine di produzione, da Krones, un personaggio che le macchine le capisce a volo, perché prima avevamo dei manutentori di una certa maniera, adesso abbiamo bisogno di persone che sappiano dialogare da remoto col computer, eccetera. Quindi tutta questa evoluzione o la metti in cantiere e cominci a farla piano piano, altrimenti arrivi a un certo punto dell'anno che sei morto. Bellissima descrizione di cosa vuol dire davvero governare un'azienda, di quanti elementi sono importanti e di che modo tenerli davvero insieme. La metafora. 27 dipendenti, 27 dipendenti. 27 dipendenti avete? Non siamo molti, però siamo giusti. Wow, tostissimo! Cioè avere quella produzione con 27 dipendenti e questa tenuta di mercato è davvero tanta roba. Complimenti davvero. Ti chiedo adesso un attimo per ringraziare il mio sponsor di promozione, solo 15 secondi, e ti anticipo che poi ti chiedo, come chiedo a tutti i miei ospiti, il tuo rapporto col caffè, non solo in senso stretto, cioè come lo preferisci, che rapporto hai, ma anche come metafora, perché sai che il caffè è davvero un grande rituale italiano. 15 secondi di pubblicità per ringraziare il nostro sponsor e poi torniamo con Elio Accardo, CEO di Tassoni. Siamo in collegamento con Salò. Eccoci qui, io sono con la mia tazzina classica per ringraziare Umberto Gonnella, oggi due volte in più Umberto, perché davvero mi hai segnalato una storia straordinaria che conoscevo da bambino, era già nella mia testa quel jingle, e certamente ne conosco anche il sapore di questa cedrata Tassoni, che oggi abbiamo scoperto essere tante cose in più, ma soprattutto, ecco, mi hai fatto incontrare un manager davvero in gamba, capace, molto a fuoco, che davvero restituisce anche tanto valore a questo settore, che non sempre dialoga nel modo adeguato con l'impresa, ma perché è complesso dialogare evidentemente con gli imprenditori. Io ho la mia tazzina in mano, riparto da qui. Elio, ti chiedo il tuo rapporto col caffè. Il mio rapporto col caffè è strano. Io non riesco a bere la tazzina come la stai bevendo tu. Per me il caffè è doppio in tazza grande. Ah, doppio in tazza, quasi Io americano, consumo il insomma. caffè e il caffè è doppio in tazza grande. Hai bisogno di Quando una doppia bevo. carica, Sì. ma sempre espresso, due espressi in Beh, tazza grande.
Sì. Anche quando mi fermo in autogrill che chiedo un caffè doppio in tazza grande, vedo che il barista mi guarda un pochino strano, ma io il caffè riesco solo a degustarlo in questa maniera. Secondo me è più buono. Adesso sbaglierò, ma secondo me è più Ah, buono. devo provarlo, probabilmente ti dà anche una scossa più forte, perché è vera questa cosa che il caffè comunque, a parte pausa mentale, ma anche certamente quel momento di energia che in certi momenti della giornata serve, è reale, no? Sì, certo, il caffè, vabbè, il caffè ormai fa parte della nostra cultura, della nostra storia. Io che amo molto la Campania, amo molto Napoli, che devo dire, il caffè è una meraviglia, è fantastico. Io non potrei vivere senza caffè, adesso non so gli altri, insomma. Senti, No, cosa non è ne che ne beva pensi? 10 al giorno, però i 4 caffè la mattina, dopo pranzo, a metà mattinata, dopo pranzo e dopo cena. E invece Elio, cosa ne pensi di questa sfida che si è dato Umberto Gonnella, che ci ha fatto conoscere, questo voler reagire in fondo al fatto che spesso arrivano dagli altri paesi in Italia e ci fanno vedere come distribuire cose che noi facciamo benissimo, siamo i numeri uno al mondo, no? E Umberto invece sta cercando di partire dall'Italia, di andare anche all'estero e di dire che possiamo diventare molto bravi proprio anche nel distribuire, in questo caso, il caffè. Io devo dire, non mi permetto di suggerire nulla, e mi ripeto, forse mi ripeto in maniera ossessiva, la qualità innanzitutto, iniziare bene in Italia, perché per essere forti all'estero devi essere forte in Italia, per essere forte all'estero devi essere forti in Italia, quindi curare un po' la distribuzione. Curare molto anche le azioni di comunicazione, essere sempre al top nella mente dei consumatori, ma ripeto, 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 qualità, qualità, qualità. Un'altra riflessione legata ai giovani. Sui giovani si è detto di tutto in Italia. Ogni volta si dice sui giovani che arrivano, quelli del 68, poi quelli boh, dell'80, i millennials e così via. Dei giovani che hai in azienda oggi, cosa pensi? I punti di forza più che le debolezze che poi non sempre coincidono, ma se c'è qualche fragilità, ecco, ci dai una tua riflessione, cosa leggi nella capacità dei giovani oggi, cosa possono portare in azienda di positivo e su cosa invece devono lavorare di più? Ma guarda, io ho avuto sempre la fortuna di lavorare con team di persone giovani. Anche i miei attuali reporti in tutte le funzioni credo che non superino i 40-45 anni, che lavorano con me da 10, quindi ti lascio immaginare. Il giovane ha entusiasmo, ha voglia di fare, bisogna stare attenti a non tarpargli le ali, cioè anche quando ti accorgi che qualcosa non è giusto, di quello che sta pensando, di quello che vuole realizzare, bisogna dirglielo in una certa maniera, perché altrimenti si tarpano le fantasie e questo non va bene. Si tarpano le voglie e non va bene. Bisogna dare la giusta attenzione a tutti. Io ti ripeto, ho un team di giovani adesso, anche qui, ma da sempre ho avuto team di giovani e la soddisfazione più bella è quando ti accorgi che qualche giovane comincia a copiarti. E quindi dice, caspita, allora io forse sono vecchio, ma non sono tanto vecchio perché qualcuno mi copia. Questa è la cosa più bella. E poi vedere un giovane che cresce è fantastico, secondo me. Elio, battuta finale, quanto vale, visto che parliamo di Italia Vale, l'Italia oggi e quanto potrà valere ancora a condizioni che si faccia cosa? Ma quanto vale oggi, devo dire, al di là della situazione attuale, devo dire che negli ultimi anni stavamo crescendo di valore come Italia in maniera esponenziale. Okay? Adesso bisogna avere solo la forza di resistere, ma sono convinto che nel momento in cui la situazione dovesse cambiare da un punto di vista ambientale, eccetera, noi ricominceremo quel percorso di italianità che vi garantisco. È fantastico, la percezione dell'italianità all'estero è meravigliosa. Quindi noi dobbiamo smettere di parlarci male,
E dobbiamo dire che siamo bravi, siamo i numeri uno, siamo gente di stile, gente che sa mangiare, sa vivere, sa vestirsi, sa dialogare, sa viaggiare. E poi ricordiamoci pure, e qui rubo una cosa detta da un altro mio collega, che in questo puntino che è l'Italia, in questo puntino piccolissimo, c'è il 75% delle bellezze del mondo. Quindi cominciamo a venderci queste Eh beh, bellezze. l'ha detto in un video furbo e che è arrivato tanto, quell'Oscar Farinetti che proprio con Italy, voglio dire, ha portato molta parte d'Italia che faceva fatica ad uscire, è riuscita a portarla fuori, non senza fatica, non senza difficoltà, però ecco, questo ad Oscar Farinetti bisogna riconoscerlo, come ad Elio Accardo oggi di avere quella tempra, quell'approccio mentale, anche quel modo di parlare che serve all'Italia, che è un modo costruttivo, di raccordo e sempre, come dire, portato a guardare avanti. Io ti ringrazio davvero Elio e mi auguro, abbiamo scritto solo una pagina, mi piacerebbe davvero e ne sono certo perché questi caffè stanno generando in fondo questo, che anche Tassoni potesse stare dentro questo contenitore ideale che stiamo creando da un lato con eccellenze italiane per lo storytelling e per la narrazione, ma sono due cose che si tengono insieme, dall'altra con l'Italia Valle e col caffè per provare a scambiarci relazioni produttive di quella buona parte del paese che ha bisogno di parlarsi sempre di più. Grazie ancora, Elio. Pienamente d'accordo, grazie a voi dell'invito e il progetto è bello, io ci sono. Grazie, grazie davvero e vi aspetto per un nuovo caffè, nuovi ingredienti, altre ricette già domani, ogni giorno. Ve ne ho promessi 150 in un anno e non ci fermiamo. Al limite dovremo farlo sempre più al chiuso, ma insomma ve lo prometto, non ci fermiamo. Grazie, a domani.